Buongiorno, buongiorno. Eccoci, benvenuti per questa sessione di yoga per uomini. Una pratica pensata per gli uomini, chiaramente anche adatto a tutti, in un certo senso. Gli uomini perché tendenzialmente siamo un po' più, come dire, chiusi alle anche, siamo un po' più rigidi, un po' più tosti, e perché ci piace anche sentire un po' più il corpo, perché anche generalizzo un po', ma come uomini anche ci piace anche l'approccio scientifico, ci piace capire le cose, capire, sentire. Allora mettiamo l'enfasi sul sentire il corpo. Questo è un concetto che capiamo come uomini, e allora ci lasciamo andare, non è più una, come dire, non è più una, un'idea, no? È una cosa campata all'aria, no? Sentirsi, diventa una cosa reale, no? E questa è una gran differenza tra lo yoga e, diciamo, la ginnastica, dove ci sono chiaramente dei benefici. Lo yoga vorrebbe integrare, trovare un'integrazione maggiore, no? Più pace, più energia, più presenza, più felicità, se vogliamo metterlo così. Ciao Francesco! Bene, allora non vorrei parlare troppo, però è buono che accogliamo le persone che vengono ora e le persone che vedranno anche in futuro questo video, che gli sarà utile. Ho pensato di farlo solo in italiano, perché faccio questi lavori sulla sedia, mischio inglese e italiano. Lo posso anche fare qui, però oggi ho pensato magari rimango sull'italiano. Bene, poi vediamo su questo. Allora, sediamoci o in ginocchio o con le gambe incrociate. E prendiamo giusto un momento per sentirci, di sentire la tridimensionalità del corpo, sopra e sotto, i lati, avanti e dietro, e di entrare, come dire, nella materia del corpo, no? L'idea di mettere la mente nel corpo. Noi siamo un po' staccati, la mente va un po' con i fatti suoi, invece la mente, cioè il sistema nervoso, potrebbe essere pensato come un'estensione proprio del cervello, se vogliamo metterlo così, no? E nello yoga, ma anche altre discipline, la mente proprio non è solo il cervello, è un po' un misto tra cervello e cuore, no? E un po' anche le emozioni, sensazioni sono considerate parte della mente. Questa già ci dà un'ottica molto più estesa, no? Della questione. Quindi prendiamo giusto un minuto così, chiudiamo gli occhi, sentire il respiro, ricontattiamoci, sentire, no? Il corpo dall'interno. E dolcemente apriamo gli occhi, sentire il corpo. Già siamo più quietati, più con noi stessi. Ebbene, continuiamo. Allora, io sono un po' storto qui. Mi piace molto praticare in questa terra di campagna.
mi adatto. Vabbè, mettiamo la mano giù da una parte e allunghiamo. Così questa mano va molto taglia su, così. Respiriamo tutto qui. Respirare, contenti. Tornare, sentire subito gli effetti diversi tra questo lato e questo lato qui, no? Questo è già più vivo, più vivificato, sentendo le zone si risvegliano, si aprono, e questo è un po' il concetto, no? L'importanza di sentire anche a mettere in equilibrio l'aspetto dell'aspetto motorio del cervello e l'aspetto sensorio, sono due parti. Ok, l'altro lato. Respirare, contenti. Tornare. Profondo con le braccia, espirare fuori tutta aria, poi inspirare. Espirare. Ancora. Andiamo un po', come per raccogliere delle mele, allunghiamoci su. Tutta questa zona si apre, si distende, ridoniamo elasticità al corpo, al busto. Alto, 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 alto. E giù. Benissimo. Andiamo. Espirare, inspira su, espirare da un ginocchio all'altro. Inspira su, espira in giù. Continuiamo, sentiamo, no? Sentiamo tutte nelle anche, che tira, che si scioglie, che si comprime. Apre, questa zona qui piano piano inizia ad aprirsi. Creare spazio. Spazio poi, libertà, no? Libertà nel corpo. Maggior ragione quando siamo, se ci sentiamo, come dire, la nostra libertà è ristretto, che sì, che dobbiamo stare in casa, però ci sono anche altre restrizioni nella vita, non è solo questo, dobbiamo cercare di, come dire, aprirci, aprendoci, togliamo queste sensazioni di essere schiacciati, no? Che è una sensazione fisica, poi avanti e dietro. Poi delle onde, facciamo delle onde. Molto morbidi. Un tema, dei temi più importanti, diciamo, di questo lavoro di yoga con gli uomini è proprio ritrovare una certa morbidezza del corpo. Non avere un corpo forte, però anche morbido. Come i gatti sono morbidi, ma quando vogliono sono fortissimi, no? Questo tipo di cosa, che solo sentendoci, allungandoci, respirandoci arriviamo a questo, non solo un lavoro muscolare ci può portare a questo, un lavoro di
un lore di destrutturalizzazione, se vogliamo dirlo così. Torsione semplice, mano sul ginocchio opposto, guardiamo dietro, respirare, contenti, se possibile, tutto allineato, non con la testa in sporge, mento leggermente ritratto. Ok, respirare. E piano tornare e l'altra parte. Tornare profondo con le braccia. Ok, diciamo, molte persone, uomini, trovano anche lo yoga un po' noioso a volte, perché gli viene detto, non si capiscono l'importanza di sentirsi. Quando noi ci sentiamo, stiamo indagando dove respiro, come mi sento, questo e quella, non è più noioso perché la mente è molto presa, molto attento a quello che facciamo, no? Siamo in una condizione molto speciale anche in questi giorni. Se attiviamo questo lavoro, possiamo essere molto, molto sensibili e percettibili. Allora, apriamo il petto. Faccio di lato così si vede meglio, mani un po' dietro e leggermente aprire il petto, aprire questa zona qui, respirarci dentro. Sì, non troppo indietro con la testa, non serve poco. Respirare qui nel petto, spalle giù. Indietro spalle. Tornare. Prendiamo il polso destra con la mano sinistra dietro e andiamo giù. Piano piano, respirando un po' di espirazione, ci sgonfiamo. Sgonfiamoci, rilassare, la testa si rilassa, piano piano va sempre più verso il pavimento, anche se rimane su così va bene, tanto lo sentiamo dove tira, dove ci sono tensioni da sciogliere e respirare profondamente. Dolcemente, molto piano, piano piano, torniamo su. Respiro profondo con le braccia. Benissimo! Adesso iniziamo a ragionare. Piano piano, dobbiamo fare tutto un lavoro, cioè andiamo a fare tutto un lavoro ora sulle gambe. Chiaramente ognuno fa il suo livello intenso sulle gambe, però c'è molta tensione, spiego questo, c'è molta tensione dietro del corpo, la schiena, dietro le gambe, anzi faccio un passo indietro, lo yoga, come dire, abbiamo la psicosomatica, no? Che sono le problematiche, tensioni nel corpo dovute da tensioni mentali, no? Psicosomatico. E lo yoga tante volte
specialmente i movimenti, le posizioni, vanno a sciogliere queste tensioni psicosomatiche, no? E noi, ognuno si mette queste tensioni in parte del corpo diverse, no? E per lo più le mettiamo dietro, no? Nella schiena, nelle gambe, per quella che. Perché non li vediamo, sono parte. Ma chi se la pensa alla schiena? Non è così. Invece sono lì. Non c'è niente di strano in tutto questo, però è un po' così. Ok. Questa con la gamba. Allunghiamolo. Anche se l'allunghiamo un po', così va bene. Se riusciamo anche prendendolo un po' sotto, va bene. Questa sulle gambe, specialmente se danno fastidio. Non dolori cronici, no? Ovvio. Però se dà fastidio, una sensazione intensa, sarebbe il caso un po' da lavorarci sulle gambe, no? Come se anche non è sempre psicosomatico la cosa, eh? Metti che ha giocato molto calcio e non hai fatto allungamenti dopo, no? Questa anche fa che certi muscoli siano più corti e le fibre vengono. Diventano veramente un po' annodati, no? Quindi vogliamo liberare un po' questa. Ok, un momento fermo, anche piegato, va bene, anche qua va bene, com'è? E giù. E change. Voi vedete che lo sto facendo insieme al braccio questa volta, mi dà anche un po' più equilibrio, no? Sto un po' più. Sto così un po', lo sento che. E manteniamolo lungo. Respirare. Profondo le braccia. Ok, ancora le gambe piante sotto i piedi. Inspiro, espiro. Se possiamo, continuate. Se possiamo, cerchiamo di stare più dritto con la schiena possibile. Cioè, se la faccio e comunque sono così, non va tanto bene. Dritti, ecco. Benissimo. Sciogliere un po' le gambe. Allora, ora con le gambe divaricate, ecco, braccia su, inspirare, espirare, finché arriviamo, no? Spesso abbiamo, come dire, una solida, cioè siamo un po' incassati così e quindi va bene, stiamo così. Se riusciamo, questa bisogna lavorarci molto questa parte qui, però poi otteniamo libertà nel bacino, ok? Comunque, espirare destra e sinistra. Lungo. E poi al centro.
benissimo. Gambe vicine, vabbè, più chiuse, aperte sempre. E torsione e flessione del busto. Espiriamo dietro. Inspiro, espiro dietro, giro. Inspiro, espiro. Se siamo fortunati, la schiena, le spalle fanno clop 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 clop. Bacina, clop clop clop. Benissimo. Braccia su, gambe vicine. Sempre venendo davanti, su e giù. Così, espiro giù. Anche solo così va bene, eh? Anche solo così. Perché se no, se mi piego solo sopra, non allungo mai basso, la parte bassa. Quindi devo. Così. Così. Ecco così. E poi se riesco ad andare oltre, vado oltre. Non ho. Vabbè, spero che vedete un tappeto, una coperta, qualcosa che non state facendo sul pavimento freddo. Ora è momento di pausa. Quindi ci stendiamo giù un minuto, schiena a terra. Rilassando tutto, sentendo il beneficio. Piano piano ci allunghiamo, braccia dietro, su. Benissimo, spero che ne siamo già un po' più sciolti. Continuiamo, eh? Facciamo il gatto, quattro zampe, espirare schiena su, inspirare testa su, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiriamo, inspiriamo pienamente. Inspiro, riempio tutto. Non carico troppo i lombari. Apro piuttosto il petto. Espiro. Alzo bene questo verso su. Bene, in alto. Come fanno i gatti? Fanno. Eh? Si sciolgono. Espiro. Benissimo. Andiamo con gambe alternate. Quindi inspiro una gamba su, destra dietro. Espiro, porto il ginocchio verso il naso. La posizione giù. E cambio. Inspiro su. Espiro giù. E cambio. Inspiro su, espiro giù, inspiro su, alterno sempre gambe, una volta una gamba, una volta l'altra. Benissimo, sciogli i secondi polsi. Ah. Abbiamo fatto queste lezioni yoga per i bambini stamattina, è molto bello, eh? Sono un po' qualcosa dovrei portare di più in questi degli adulti, cioè porto, un po' porto, però anche questa sì! Da adulti sembra un po' più invasati quando la facciamo, però beh, veramente dire questa sì alla vita, così affermare,
cambia lo stato d'animo, ci tira su, no? Se no siamo così, in questo stato. No! Sì! Sì! Ecco. Vabbè. Questa movimento del gatto così. Il gatto che beve il la latte, lecca il latte. Forse faccio su quest'altro tappeto qui, che ho preparato prima. Andiamo avanti così. E poi cambia direzione. Benissimo. Ora facciamo la versione più tosta di questo qua. Siete pronti di fare questa versione più tosta? Sì! Allora, così. Giusto 4. E poi cambio direzione. Benissimo! Respiro profondo. Momento, sentire gli effetti, il beneficio. Siccome tendenzialmente i maschi ci identifichiamo di più nell'azione e nel lavoro, in questo momento, quando non c'è il lavoro tanto, o comunque è cambiato completamente, o magari le azioni sono diverse, ci possiamo sentire molto spaesati. Allora, è qui dove la nostra pratica può aiutarci. Cioè, facendo una parte un po' più attiva e poi non dimenticandoci di, come dire, praticare e allenare la parte più passiva. Allora siamo più disposti a stare in ascolto, a fare niente, tra virgolette, no? A essere. Credo sia molto importante questo, no? Anche, come dire, siamo. Per attivare sistema nervoso parasimpatico, no? Quello, se no siamo sempre con adrenalinico, no? Sempre l'ansia, stress. Questa, no? Siamo in uno stato da allerta. Noi siamo in uno stato d'allerta, è così. Dobbiamo riassettare il sistema nervoso. E la prossima due pa di pratiche che facciamo agisce proprio su questo. Vado su questo qua. Pavana Muktasana, che praticamente è stare sulla schiena, abbracciare le ginocchia, la testa è giù, rilassato. Faccio qui così mi sentite e facciamo 15-20 respirazioni lunghe e lente. Molto di pancia in questa posizione qua. Sentiamo proprio la pancia che va a toccare le cosce.
Benissimo, piano piano stendiamo le gambe giù, sentire il corpo. Permettiamo all'addome di rilassarsi. Mettiamo i piedi per terra con le ginocchia verso l'alto, sempre sulla schiena, e solleviamo l'ombelico verso su. E in questa posizione qua respiriamo profondamente con la pancia. E piano tornare giù, srotolare la colonna, anello dopo anello. Giù le gambe, stendiamo giù le gambe. Sentire il corpo, gli effetti, il beneficio. Piano piano su. Sentiamo braccia su, seduti, gambe distese in avanti. Tutto bene? Spero che siate riusciti a rilassarvi. Piano piano, strato dopo strato, togliamo le tensioni. Ora facciamo inspirare su. Colleghiamo coccige alla nuca, alle caviglie. Pinza, Paschimottanasana, giù, rilassare, respirare, respirare, sentire il respiro nella colonna. Molto dolcemente tornare su, non voglio stare troppo perché non vi vedo, però se siete sentiti potete stare di più, no? Respiro profondo con le braccia. Facciamo una pratica ancora più, come dire, riassettante del sistema nervoso. Allora, una gamba è piegata dietro, vedete questa è piegata dietro, non so se vedete, vado qua, una gamba è piegata dietro così, uno così, e sulle avambraccia andiamo giù così, questa è la posizione della bue, attiviamo un respiro profondo di pancia, il collo in linea col busto, chiudiamo gli occhi e respirare. 10-15 respiri qui, lento, è molto lento, non c'è fretta, non dobbiamo andare da nessuna parte, tranquilli.
piano tornare su. Bene, no? Buono, bello, bello! Lo yoga è una cosa meravigliosa! Cambiamo lato, una gamba dietro, una davanti, di nuovo con l'avambraccio in posizione della bue, andiamo giù, 10-15 respiri qui. Torniamo su, profondo con le braccia, ancora, bene, spero tutto bene, saliamo un livello, anzi prima siamo un momento accovacciati, va bene anche se state sulle punte dei piedi, eh? Facciati, respirare. Ok, ginocchio giù. Se dà fastidio mettete qualcosa di morbido sotto il ginocchio, ok? E andiamo così. Tornare, l'altro lato, molto buona questa posizione per raccogliere i pensieri, non so esattamente come fa questo effetto, però funziona così. Respirare profondamente. Tornare, sponda, andiamo su. Allora, facciamo un piccolo triangolo così, respirare, contenti. Su, l'altro lato, su, profonda, faccio un piccolo posizione di equilibrio, piede sulla caviglia, mani giunte.
Cambio. Sentisti profondamente, sentiti. Bene, giù, profonda. Ancora. Alcuni movimenti con la schiena così. Lateralmente. Torsione, espirare dietro. Poi flessione avanti e dietro. Avanti. Non fate troppo, però magari la schiena fa croc 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 comunque. Benissimo, profondo con le braccia. Torniamo giù. Abbiamo quasi finito, questa pratica semplice ma efficace oggi, ok? Facciamo un paio di cose per scaricare lo stress. Uno è questo, tutta sta tensioni, paturnie, preoccupazioni, paure. Tre respiri li mandiamo alle spalle, cioè non quelle che dicevo prima, nella schiena, poi la togliamo di mezzo proprio così. Facciamo ancora due, va. È una specie di identificazione con noi ci identifichiamo enormemente con i problemi di questo e quell'altra e quindi è un modo per scioglierli. Il leone, allora, inspiriamo, espiriamo, apriamo bene le dita e le mani, la bocca apre, lingua fuori, se riuscite, sguardo tra gli occhi così, se no non vi preoccupate. Inspirare, bel leone. Ancora. Bene, profonda. Questa respirazione, la purificatrice, mucca mastrica. Faccio vedere prima. Scuote le mani e allo stesso tempo fuori la bocca. Meglio fuori la finestra, meglio fuori direzione finestra, fuori la finestra meglio ancora. Ok, non direzionato a un cane che si potrebbero arrabbiarsi, ok? Tre volte. Profonda. Poi ci sono tante altre pratiche così per liberarsi dello stress, delle tensioni. Facciamo ancora una volta solo, inspirare e trattenere. Trattenere leggermente, poco, tamburreggiare. Bene, profonda. Bene, così. Massaggiamo un po' tutto il corpo.